Resta in piedi il tracciato del 2014 finanziato con 36 milioni di euro sull'estensione della metropolitana della città di Sassari, recepito dallo strumento urbanistico del comune e si procede sul secondo lotto Santa Maria di Pisa, Sant'Orsola, Margineso. In intesa raggiunta dunque tra regione e comune di Sassari, l'assessore dei trasporti Carlo Careddo ha incontrato nella sede della regione il sindaco Nicola Sanna con il quale è stato raggiunto un accordo per procedere alla progettazione dell'infrastruttura. Alla riunione hanno partecipato i vertici di ARST, amministratori e dirigenti del comune di Sassari. La regione è sempre un alleato degli enti locali in base al principio di leale collaborazione e così si apposta e si pone anche riguardo alla vicenda della metropolitana di Sassari, ha dichiarato l'assessore Careddu. Oggi pertanto prendo atto che il comune intende far procedere Arst con il progetto originario contemplato nel piano urbanistico. In questo momento è prioritario non perdere le risorse e andare avanti spediti per assumere l'obbligazione giuridica vincolante, la giudicazione del bando entro il 31 dicembre del prossimo anno, a realizzare un'opera importante per la città. Il sindaco di Sasseri esprime soddisfazione per aver raggiunto l'intesa che prima di tutto mette in sicurezza il finanziamento e dice ciò consente all'ARS di valutare l'integrazione al tracciato attuale che dovessero provenire dal Consiglio Comunale nella misura in cui fossero compatibili con i tempi di progettazione e di appalto dell'opera.